Fammi sapere come arriva. Se vado troppo veloce dimmelo, eh. Se vado troppo veloce dimmelo. Caro Saiuz, abbiamo un artista che sta già andando che vuole essere intervistata. Abbiamo, aspetta che ho perso Gianluca che mi fa come una libellula. È bellissimo qua ragazzi, dovete venire. L'orso yogi lo chiamano Gianluca. Ora manda di gente. A maggior ragione è ingrassato in questa settimana per la spettacolo. Veramente. Sì, sì, stiamo arrivando lì. Per allora, cari amici, siamo sempre qui in diretta dalla giornata delle idee di Mantova 2018, domenica 16 settembre. E siamo con noi. E sono qui con noi un gruppo di artisti, di pittori, di ragazzi che hanno la passione e si dilettano appunto a dipingere. Li stiamo accompagnando la nostra postazione e abbiamo anche, diciamo, colei che gestisce ed è proprietario di questo atelier dove questi ragazzi hanno avuto, buongiorno signora, dove questi ragazzi hanno avuto la possibilità di esporre le loro opere che naturalmente tra poco vedremo. Allora, questa diretta che non è un fuori onda, un backstage, però possiamo definire qui, io vi accompagno, non mi allontano molto da Science che è lento nella sua camminata, perché così mi possiate sentire, e stiamo giungendo al nostro stand, quindi state con noi, tra due minuti siamo di nuovo in diretta con la chiacchierata. Molto bene. Sì. Come va? Idee e azioni da costruire. E con noi avremo una di queste ragazze che è l'artista che stava disegnando, l'ho colta nel momento in cui disegnava e gli ho chiesto se veniva da noi e a completare il disegno. Vediamo cosa farà in questi minuti in cui siamo in diretta e ci farà vedere ovviamente la sua creazione. Siamo a tra poco, ci siamo con voi www.radioscience.it da Mantova. Venite se siete in zona Mantova, iscriveteci naturalmente per interagire. Ciao.